Buonasera a tutti. Allora, siamo qui con Eleonora stasera per parlare della sua raccolta, Temeraria Gioia. È il titolo del suo terzo lavoro in versi, mutuato da un'ode di Orazio. Ricordati, cito Orazio, ricordati di conservare serena la mente nelle difficoltà, senza abbandonarti alla gioia smisurata delle situazioni fortunate. Ogni giubilo smodato, dico io, è gioia temeraria. Riposa sull'illusione di aver trovato un bene raro, cioè un sentimento di durevole, di soddisfazione, di appagamento permanente dei propri desideri. Tuttavia, dall'altura di quella illusione bisogna pur sempre scendere. E si potrà scendere solo cadendo, quindi il dolore deriva dallo svanire di quella illusione. La parola letizia appare affiancata nella rimolo alla parola leggerezza ed è la letizia, nei suoi versi come subita, bisogna sottostare forse ad essa, ti chiedo io, senza farsi piegare, cioè senza soccombere alle sanguinose implicazioni che questa gioia temeraria implica, ovvero le disillusioni. Come scrive Francesco Iannone nella splendida postfazione alla tua raccolta, introduci un nuovo modo di approcciarti alla realtà, che è la gratitudine. E questa semplice constatazione, della realtà per così com'è innesca, questo tuo sentimento di gratitudine, innesca la gioia, sebbene ogni possibile distrazione poi possa mettere in pericolo questo rapporto. E per cui la gioia a volte, come dice Iannone, può uscirne ferita, altre volte può uscirne perfezionata. Innanzitutto ti chiedo come è nata questa raccolta e ti chiedo se è legata ad un particolare periodo della tua vita. Grazie a tutti per la disponibilità e per questa occasione di incontro. Temeraria Gioia nasce come credo nasca ogni libro di poesia, cioè senza che noi lo vogliamo, senza che noi lo chiediamo. Nasce perché deve, e poiché ritengo che questo è un tema che mi è molto caro negli ultimi tempi. La biografia non debba entrare nella poesia, ma debba essere un pretesto minimo per poter scrivere qualcosa che assurga ad una dimensione universale e che quindi parli all'altro e si esplichi nell'incontro con l'altro, si completi, abbia il suo senso nell'incontro con l'altro, come diceva prima Giulia giustamente. E quindi è legato a un periodo, ma potrebbe anche non esserlo. In realtà il concetto di gioia temeraria, è un concetto in cui credevo prima, credo adesso, in cui crederò poi e da cui partirò per sviluppare poi altri tipi di progetti, ecco. Grazie. Quindi è giusto secondo te dare spazio, è consigliabile abbandonarsi a questa gioia così coraggiosa, insomma, così sanguinaria, così come è stata definita? Sì, perché il concetto di temeraria gioia è quasi ossimorico. Prima parlava lei giustamente di caduta e io credo che è proprio nel momento della caduta in cui la gioia non si dissolve ma paradossalmente compare, perché è compresa all'interno di un sistema di resa ed è quasi appunto una resistenza. Ho citato non a caso un frammento di Callimaco all'inizio del libro, non per retorica, ma proprio perché esprimeva questo concetto. Il dolore ci distrugge, ci rende cenere, ma come una ferita, aperta e sanguinante, il sangue diventa fuoco nuovo e come una fenice si rinasce, diciamo, dal dolore. Quindi sotto la cenere c'è un fuoco, lo giuro sul dio Pan, dice Callimaco, così c'è un fuoco sotto la cenere. E quindi in ogni termine, banalmente, c'è un nuovo inizio e nel momento in cui si prova il dolore, quello è l'esatto momento in cui si prova in un certo senso anche la gioia. Bene, d'accordissimo. Allora, vorrei conoscere un po' qual è la concezione del tempo che è all'interno della raccolta. Tu dici la sciagura del non aver abusato della rosa, cioè si avverte a tratti la fatica del procedere, dell'andare avanti, perché ostacolati dalla visione di ciò che è stato, di ciò che poteva essere. E non è stato. E quanto è importante non lasciarsi irretire dal passato che attiva
partire con i numerosi risvolti di ciò che poteva essere. Oppure altre volte dici: ai miei dèi chiedo solo che non sottraggano la fonte alla sete, che allontanino la tristezza del non essere più e del non volere più. Che rapporto c'è con il tempo, in particolare con le tre dimensioni create dall'uomo, quindi passato, presente e futuro? Allora, innanzitutto il testo che lei ha citato sulla rosa, diciamo che sintetizza la mia concezione del tempo. È un testo che nasce da un riferimento indiretto a Gozzano, no? Non amo che le rose che non colsi, non amo che le cose che potevano essere e non sono state. E quindi è in qualche modo un rifacimento magari anche classico, no? Perché la rosa cenerognola è un po' un richiamo ai lirici greci, a Saffo, a questa immagine della rosa, poi legata anche ai miei luoghi, perché c'è la rosa pestana di Pestum, che è un tipo particolare di rosa che mi è molto caro, insomma, che rappresenta un po' il mio territorio. E quindi la concezione del tempo è sicuramente una concezione oraziana, il carpere diem, il cogliere l'attimo, non inteso chiaramente in senso di rincorrere in maniera sfrenata appunto un piacere eccessivo che sfocia alla fine in un egoismo e non in un altruismo, perché è una ricerca ossessiva di qualcosa che alla fine non ci riempie mai, non ci realizza mai. È una concezione del tempo oraziana perché il libro è tutto oraziano, a partire dal titolo, che appunto viene da questo instichio di Orazio che proprio Mandruzzato traduceva con un po', magari in maniera un po' libera, meno letterale, traduceva come temeraria, in realtà insolence proprio, sì, il participio, e quindi è proprio una gioia insolente, una gioia che sta lì dove non dovrebbe essere, che quindi per questo sorprende e sembra quasi in qualche modo sacrilega. Ecco, la chiave del carpere diem, del cogliere l'attimo, è proprio la capacità di vivere questa gioia in una sorta di aurea mediocritas, medietas, quello che diceva Orazio, cioè non eccedere né in bene e né in male, essere temerari, quindi essere sfrontati, perché comunque diciamo ci conviene, insomma, arrenderci alle sofferenze dell'esistenza non aggiunge e non toglie niente alla natura che continua il suo corso, quindi in qualche modo ci conviene essere temerari e sperimentare questa gioia temeraria dalle molteplici facce, dalle molteplici sfaccettature, che è un modo, diciamo, credo almeno dal mio punto di vista, è un modo indolore o quantomeno meno doloroso possibile di trascorrere il tempo della propria vita per avere meno rimpianti possibili. Certo. Adesso vorremmo ascoltare dalla tua voce la lettura di un brano che hai scelto. All'occorrenza il tuo cranio diventa una sfera colorata, maiolica con la frattura. È quello il punto esatto in cui la debolezza abdica e tutti i manifesti volano via. Angeli di carta ci premono la nuca sul bordo tagliente della gioia. Grazie. Allora, la tua raccolta consta di tre sezioni, a cui dai un titolo semplicemente alla terza, Pulvis et Umbra, ovvero polvere ed ombra, sempre collegandosi poi all'ode di Orazio, che tratta della caducità della vita degli uomini che una volta morti non saranno altro che polvere ed ombra. Di qui l'accenno a godere degli attimi di gioia concessi con toni simili al celebre Carpe Diem. Quindi ti chiedo, la gioia è sempre nel momento presente? Sì, la gioia è presente, e la gioia è presente tanto quanto è presente la nostalgia, che io intendo, perché mi piace molto, quindi ho questo debole per il sentimento della saudade portoghese, che non è solo una nostalgia del passato, quindi delle cose che abbiamo banalmente perso e che non ritroveremo, ma è una nostalgia proprio anche del presente e soprattutto del futuro, perché è una nostalgia che va, cioè che ci dà la consapevolezza che in fondo il corso delle cose non cambierà e che quindi noi saremo costretti per tutta la vita a provare nostalgia. Quindi prima che avvenga
un evento nel futuro, noi riusciamo già a provare la nostalgia di quando quell'evento finirà, nonostante quell'evento non sia neanche ancora avvenuto, ecco. E quindi la costante di questa nostalgia deve essere appunto questo sentimento reattivo di una gioia, di una letizia. Ecco, prima ha citato anche quel verso, subire la letizia senza piegarci mai. È questo, cioè il subire in maniera passiva ma in qualche modo anche attiva il sentimento della gioia, della letizia, senza appunto piegarci mai al suo risvolto negativo. Quindi nel momento in cui il momento lieto ci abbandona, dobbiamo essere capaci di resistere e di riportare, di tenere con noi quello che di buono ci ha lasciato, insomma, quel momento positivo. Allora, però c'è ecco, un'apertura, una poesia in cui si nota proprio questa apertura verso un futuro che è sempre incerto. E leggo il brano. Infine il regno si è espanso. Oramai possiede i mari più vasti e le conche primitive in cui si occultano migliori malinconie. Ma il porto è segreto, nessuno sa dove salpare. Ecco, io l'ho letta così, il processo di crescita personale che accomuna tutti gli esseri umani sembra a un certo punto svolgersi su scenari più ampi. Ma il futuro, ecco, quel nessuno sa dove salpare, il futuro è sempre incerto. Sì, il futuro è sempre incerto nonostante la vita umana sia fatta di costanti, e questa ambiguità, questa ambivalenza mi affascina molto, perché nonostante il mistero ci accompagni per tutta la vita, non sappiamo chi siamo, non sappiamo dove andiamo e non sappiamo niente di quello che ci aspetterà dopo, abbiamo però la consapevolezza del fatto che gli eventi della vita si svolgono tutti allo stesso modo, e quindi noi ci avventuriamo, navighiamo sulle acque di questa esistenza, siamo come degli Ulisse che appunto cercano in qualche modo di tornare alla propria Itaca e che sono continuamente respinti via dal mare, e anzi nel momento in cui raggiungono Itaca sono mossi dal desiderio di tornare diciamo in mare, quindi di riprendere il viaggio, perché in realtà appunto salpare, mettere l'ancora, probabilmente a lungo andare diventa qualcosa di pesante, perché la vita ha comunque bisogno di essere alimentata dalle esperienze, ecco. Quindi l'immobilità probabilmente di un porto sicuro non c'è, ma forse è meglio che non ci sia. Bene. Allora, mi ha colpito un brano che mi ha sollevato una domanda: quanta parte ha la terra in cui hai vissuto tu sui tuoi versi? È molto presente, poco presente? E il brano in cui scrivi in questo modo: a noi piace il mare, questa terra arida, putrida, non la tradiamo. Sì, e poi appunto continua con i tossici del sud e descrive questa scena. È una domanda calzante, perché il tema della terra mi è molto caro e probabilmente sarà la tematica del mio prossimo progetto libro, il concetto di originalità della terra, e quindi appartenere o non appartenere, scegliere o non poter scegliere la propria terra. Io sono molto legata alla mia terra, che ho sempre desiderato, pur non avendone la certezza, che fosse la mia terra originaria, e quando l'ho scoperto ne ho avuto la conferma, e questo mi ha in qualche modo da un lato tranquillizzato, dall'altro però mi ha mosso appunto questa domanda: se la tua terra fosse stata un'altra, tu avresti sentito comunque questa terra dove sei cresciuta, la tua terra originale? E quindi da questa domanda poi sono partite tutta una serie di riflessioni che per l'appunto cercherò di sviluppare in versi nel prossimo lavoro. Però sì, io sono profondamente legata alla mia terra, e credo che la terra dica tanto di noi stessi. Il sangue, appunto, per riprendere la tematica iniziale, la traccia delle nostre vene è fatta della terra che calpestiamo, in cui siamo nati o che appunto scegliamo nel corso della nostra vita e dove ci stabilizziamo. Allora, io concludo facendoti un'ultima domanda e invitandoti a leggere l'ultimo brano. Quanto è stato importante il mondo antico, lo studio del mondo antico nella stesura dei tuoi versi? Quanto ti ha influenzato, quanto ti ha formato?
Mi ha formato molto, non soltanto perché ho compiuto studi classici e quindi sono laureata in latino, nonostante sia ricercatrice in italianistica, letteratura italiana tra l'altro contemporanea, quindi sono andata da un eccesso all'altro. E sono molto legata al mondo classico. Chiaramente il classico è un discorso vastissimo e anche conosciutissimo, no? Calvino ci dice e ci insegna che il classico è sempre attuale, perché fa parte della forma archetipica del nostro pensiero. Le nostre forme archetipiche sono quelle, poi chiaramente le sviluppiamo attraverso, diciamo, la nostra cultura e il nostro tempo, come è giusto che sia. E io sentivo in questo momento della mia esistenza di dover fare un tributo a questa parte di me, a questa cultura classica. Se diventeremo ciechi, io e te, crederemo di non aver visto abbastanza, di non averci visti a sufficienza, come se si potesse invecchiare oltre la sufficienza, invecchiare ancora dopo la morte, per coccolare questa grazia infinita del finire. Grazie. Grazie. Grazie Lidia Pirangelo e Eleonora Rivolo. Ecco, Clary Celeste, Maria Girardi, Giulia Martini e Eleonora Rivolo. Quattro poetesse, quattro giovani poetesse. Grazie di essere venuti qui a Villa Piana. Grazie di averci portato questo respiro di poesia, quello che ci fa capire bene cosa sarà la poesia del prossimo futuro in Italia.